Venditalia 2022 inizia da qui. Ci troviamo allo stand di Evoca Group, il più grande fabbricante di distributori automatici al mondo, che oggi è molto ben rappresentato da Luca Alemanni. Luca, buongiorno. Bentornato e finalmente dopo 4 anni possiamo dire tutto ciò che vogliamo comunicare agli amici del vending su vendingtv.it. Ciao Fabio, buongiorno a tutti, è un piacere ovviamente essere di nuovo a Venditalia dopo 4 anni, incontrare nuovamente tante persone, tanti clienti, tanti amici in una veste veramente voglia di ripartenza. Il vending in questi anni ha sofferto moltissimo a causa della pandemia, dell'emergenza sanitaria, ci sono state delle lacune, ci sono state anche purtroppo delle grandi perdite, ma oggi appare davvero rinato. Rinato per via dell'innovazione che ognuno tra i produttori o tra i componenti del vending sta inserendo nella produzione e io ritengo stia voltando una pagina. Sì, sono stati anni sicuramente difficili. Io credo che siamo in un momento dove dobbiamo dimostrare che ci siamo riusciti a mettere alle spalle questo periodo. Comunque Evoca non si è fermata in questi anni, ha continuato a investire come sempre e ci presentiamo a questa fiera con veramente tante novità. Allora, da dove cominciamo? Perché noi ci siamo sì incontrati per fare una piccola pillola a Oss pochi mesi fa, ma oggi possiamo finalmente in modo ufficiale parlare delle novità a cui avete lavorato in modo anche abbastanza sodo, direi, negli ultimi 2-3 anni. Sì, ci presentiamo a Venditalia volendo mostrare ai nostri clienti come viene interpretato il vending da Evoca. Per noi il vending deve essere sostenibile, innovativo e digitale. Le novità che presentiamo quindi a questa fiera davvero sono in linea con questi 3 pilastri che seguiamo nella ricerca e sviluppo. E dunque, iniziamo dalla macchina che stiamo guardando ora, particolarmente innovativa, ha addirittura un vestito di colore oro e viola che ricorda i cartoni animati giapponesi, se vogliamo. Abbiamo voluto fare una provocazione, abbiamo voluto chiederci: è possibile dare una veste nuova al vending? È possibile spostare quel paradigma che a volte relega il vending nel sottoscala, dandogli una connotazione diversa, facendo capire che da un distributore automatico, che non viene più visto come un distributore automatico, si può fare della qualità, si possono dare dei prodotti di qualità. Quindi anche l'aspetto ovviamente di design è molto importante, senza dimenticare che per i nostri clienti, quindi per l'operatore, l'operatività e la facilità di gestione sono una cosa essenziale e fondamentale. Ma non termina qui, voi vi siete concentrati moltissimo sui pagamenti elettronici. Assolutamente, per noi tutta la parte digital è fondamentale, abbiamo sviluppato una serie di app e di sistemi che consentono sia per l'utente di finale di interagire in maniera più facile e più interessante e sia per il gestore riuscire a avere informazioni, ad avere tutta una serie di servizi che sono connessi a questi servizi. Cito solo, ma veramente è uno dei tanti, una novità che presentiamo in questa fiera, un comando vocale per cui ad esempio anche una persona non vidente, si parla tanto di inclusività, questo è un aspetto sicuramente molto importante, può selezionare, richiedere quindi una bevanda e pagare semplicemente utilizzando la voce. Infine, ma non ultima, questo distributore che eroga addirittura latte fresco. Sì, è stata sicuramente la novità più discussa in fiera perché siamo per la prima volta fieri di presentare per una macchina vending la possibilità di erogare latte liquido UHT, quindi il nostro sistema si chiama Pure Latte, con una operatività che assolutamente si sposa con quella del vending. Il latte liquido viene gestito da anni in macchine più dedicate all'ambiente Horeca, ma avere questa possibilità, queste bevande di qualità, tra l'altro in modo da sia caldo che freddo, schiumato, non schiumato, veramente un carnet molto ampio di selezioni in una macchina vending, riuscendo a garantire la qualità
e la sicurezza alimentare era la sfida che ci siamo posti e credo oggi abbiamo dimostrato di avere vinto. Naturalmente ci sono tante altre piccole novità che abbiamo trascurato, se vogliamo, perché altrimenti dovremmo fare un'intervista da 45 minuti, è la verità, perché avete davvero lavorato tantissimo e su più modelli, per cui ci fermiamo qui, ma prossimamente riusciremo a dare notizia attraverso un servizio apposito su vendingnews.it e naturalmente vendingtv.it, proprio per cercare di dare forza alla comunicazione in questo settore. Luca, grazie, grazie, ti lascio a tutti coloro che ti stanno aspettando, ti ho rubato via per un attimo proprio perché era indispensabile inaugurare la serie delle interviste di Venditalia 2022 con Evoca Group, che ricordiamo è il principale costruttore al mondo di distributori automatici. Luca, grazie per il prezioso contributo. Grazie Fabio, buongiorno a tutti e vi aspettiamo a vedere le nostre novità.